Buonasera a tutti. Sì, sì, adesso. Allora, passerei subito la parola al segretario per l'appello. Prego, segretario. Buonasera, facciamo l'appello. Pelloni. Presente. Fiorini. Sì. Semeraro. Presente. Valmori. Presente. Ori. Sì. Franchi. Cavaliere. No. Assente, ma ha detto che non. Sì, ha problemi personali. Sirotti. Sì, presente. Uguzzoni. Iattoni. Sì. Facci. Presente. Covili. Pesci, sì. Zagnoni, sì. Gozzoli, è assente giustificata. Smeraldi, Cavani. Bene, grazie segretario. Allora nomino gli scrutatori, Franchi, Ori e Cavani. Allora, vedete al banco questa sera c'è con noi anche l'avvocato Centurio Fregnani che relazionerà, come ha fatto del resto in commissione, per quanto riguarda l'adesione al gruppo europeo di cooperazione territoriale, il GECT. Poi allora avevamo anche un'interrogazione orale dall'altra volta del gruppo Partito Democratico. Poi, allora, sono state date risposte scritte alle interpellanze presentate in Consiglio Comunale dal gruppo Vignola Cambia, firmate da Smeraldi relativamente, adesso qui poi, sulla società Bricolini Superstore Vignola del 20 febbraio e, diciamo così, e il sollecito del 27 marzo. È stata data risposta scritta con nota protocollo 1110 del 24 aprile 2019 ed è stata data risposta scritta anche sempre all'interrogazione presentata dal gruppo Vignola Cambia del 27/3/2019, risposta scritta con nota protocollo 1650 del 24 aprile 2019 in merito all'assunzione dipendente di staff articolo 90 del contratto collettivo. Direi di passare alle interrogazioni. Allora, abbiamo l'interrogazione del gruppo Partito Democratico che il titolo era relativo. Adesso non ce l'ho qua. Comunque passo la parola. Dunque, chi la presenta? Pesci, prego. Era sulla sicurezza urbana. In merito alla sicurezza, esatto. Perfetto. Sicurezza urbana. Prego, Pesci. Premesso che la sicurezza è una delle dimensioni più importanti della qualità della vita individuale e collettiva, un bene ad alto valore sociale che deve essere garantito a tutti, in particolare agli individui più deboli e marginali. Dall'inizio di questo mandato, Giunta e Consiglio sono intervenuti più volte sul tema. A titolo non esaustivo possiamo ricordare l'approvazione della nuova convenzione per il Corpo Unico di Polizia Locale, lo sblocco del progetto del Polo della Sicurezza, la diffusione dei gruppi di controllo di vicinato, l'assunzione di nuovi agenti e da ultimo l'approvazione di un ordine del giorno presentato dal gruppo del Partito Democratico che impegna il Sindaco e la Giunta ad avviare la costruzione di un presidio civile e sociale nella zona del centro. Preso atto che, nonostante gli sforzi profusi, il livello di sicurezza effettiva e percepita rimane ancora insoddisfacente e, senza risalire troppo indietro nel tempo, ma limitandoci all'ultimo mese e mezzo, due, insomma, le cronache registrano a Vignola 3 rapine ai danni di 2 tabaccherie, una farmacia e una spaccata in un bar, a cui poi si sono aggiunti anche altri episodi che riguardano attività imprenditoriali o commerciali, adesso non sto a elencarle puntualmente, ma credo che le conosciamo tutti. Considerato che alla luce dei recenti avvenimenti criminosi che non coinvolgono solo il territorio di Vignola ma anche i comuni vicini, e questo va detto e va sottolineato per onestà, appare necessaria una seria e attenta riflessione sulle politiche e gli strumenti messi in campo dall'amministrazione nell'affrontare il problema della sicurezza urbana,
Rilevata l'opportunità di interpellare la Giunta, in particolare l'assessore competente, sulle intenzioni future dell'amministrazione in merito a questa tematica, si chiede all'assessore alla sicurezza come valuta il livello di sicurezza attuale a Vignola. Si ritiene che la politica finora adottata dall'amministrazione comunale abbia conseguito dei risultati o se invece necessiti di una riconsiderazione. Quali azioni future in particolare ha in programma l'amministrazione per fronteggiare il problema della sicurezza? E in particolare ci tenevamo a focalizzare questa interpellanza su quello che attiene le attività commerciali, non perché ci siano vittime di serie A o serie B, ma giusto perché, come dicevo all'inizio, le cronache hanno registrato in particolare in quest'ultimo periodo eventi che interessano questo ambito, diciamo. Grazie. Assessore Amidei, prego. Allora, per me è sempre un po' una sorpresa conoscere la posizione che ha il PD sul tema sicurezza, che definisce come una delle dimensioni più importanti della qualità della vita individuale, collettiva, eccetera, eccetera. Questo perché solo poco tempo fa, in questa sede, con la stessa parte politica e quasi gli stessi consiglieri, in realtà il problema veniva molto ridotto ai minimi termini, la questione era liquidata, insomma, non come un'emergenza, e si disse allora: ma come, voi avete paura di tranquille badanti che frequentano il parco della biblioteca, quando in realtà già c'erano delle situazioni un po' adesso dico emergenziali, però erano abbastanza critiche. Infatti di recente ci sono stati anche numerosi interventi in sede proprio della biblioteca da parte dei carabinieri di contrasto con lo spaccio. Quindi mi fa piacere questo netto cambio di posizione anche da parte del PD, sperando che insomma non sia legato a campagne elettorali recenti, insomma hanno seguito un po' il filone del tema, che effettivamente è sentito da maggior parte dei cittadini. Anzi, l'invito a portarle anche in altre sedi questa posizione, mi riferisco all'Unione, perché poi farò un riferimento dopo, è necessario che ci sia un'integrazione anche in un ambito un po' più ampio. Faccio un rilievo anche a un'altra affermazione che è stata fatta nell'interpellanza, in particolare mi riferisco alla parte dove si dice che, preso atto che nonostante gli sforzi profusi il livello di sicurezza effettiva e percepita rimane ancora soddisfacente, la trovo un'affermazione un po' carente come contenuti. Primo perché non vengono dati poi dei dati sulla base del quale si dice il livello è basso, è alto, soddisfacente, non soddisfacente. Quindi è chiaro che queste affermazioni in generale devono essere sempre accompagnate da valutazioni puntuali di dati, che comunque non competente è comunque forze dell'ordine, la prefettura, che analizza questi dati e solitamente solo in un momento successivo si confronta anche con l'amministrazione in sede di comitato dell'ordine pubblico e la sicurezza, e quindi si valutano eventuali emergenze che possono emergere e soluzioni alternative da applicare sul territorio. Quindi senza dati è difficile poter dire il livello è basso e alto. Poi è chiaro che non si trascurano gli eventi che sono successi di recente, perché ovviamente sono più d'impatto, ma sono comunque eventi monitorati dalle forze dell'ordine. Deve completarsi quella che è l'indagine su questi eventi, visto che non interessano solo Vignola, interessano anche gli altri territori, quindi possono avere anche delle spiegazioni tecniche di tipo diverso. Vengo all'elenco di alcune azioni che sono state anche elencate nell'interpellanza. Io a queste aggiungo delle altre. Già l'interpellanza diceva che non era un elenco, non era esaustivo, le aggiungo perché fanno parte di un discorso generale che vogliamo fare sulla sicurezza.
In primis si deve parlare del sistema di videosorveglianza che finalmente è stato ripristinato. Questa è una nota dolente per come si è gestito in passato anche questo sistema, perché a fronte di una spesa di più di 300.000 euro che è costato questo sistema di videosorveglianza, ce lo siamo trovati veramente in condizioni pessime. Quindi è stato necessario dover ripristinare tutta la rete, in più è chiaramente sostituite le poi telecamere, che ovviamente non erano più, dovevano essere cambiate, perché la tipologia ovviamente poi coi tempi si è evoluta, quindi si dovevano cambiare assolutamente. Quindi al di là che si era lasciato comunque scoperto un territorio, perché comunque un investimento di questa portata era stato molto elevato, vederselo insomma ridotto così un pochino dispiace, sia da un punto di vista proprio dello spreco di un investimento di questi importi, sia anche perché poi mancavano effettivamente i controlli, rimaneva scoperto il controllo sul territorio, perché tutte quelle di via Zenzano non funzionavano e una buona parte anche quelle del centro. Adesso sono state ripristinate, sono 42, sono funzionanti, e quindi una buona base è stata messa per poi eventualmente valutare se implementare o no questo sistema. Altro punto importante sono i varchi. I varchi sono il targa system, sono quelli che leggono le targhe e quindi danno la possibilità di individuare quelli che sono anche i mezzi rubati, gente che gira senza assicurazione o meno, ed è, questo è molto importante sul controllo, che agiscono sul controllo del territorio. In una prima fase i varchi sono stati previsti, sono 6, di cui uno qui a Vignola sul ponte, gli altri dislocati in altri comuni dell'Unione Terra dei Castelli. No, sì. Infatti la seconda fase sono, ne verranno aggiunti altri 10 e Vignola ne installerà 2. Quindi una volta che si è completato questo lavoro, diciamo che il territorio di tutta l'Unione Terre dei Castelli ha un sistema insomma di controllo attraverso questi targa system basilare per il controllo di chi entra o esce nel territorio. È stato sottoscritto il protocollo d'intesa sul controllo di vicinato in prefettura. Questo è importante perché ha dato una formalità a quello che è questo istituto, perché anche la prefettura sottolinea l'importanza di una partecipazione anche del cittadino e il contributo che può dare anche il singolo cittadino in un controllo del territorio. Quindi aver sottoscritto questo protocollo, a parte impegnare l'amministrazione, a parte impegnare tutte le forze dell'ordine un'organizzazione, un confronto, uno scambio di informazioni, dà una forma istituzionale a questo istituto. Sapete che ne è nato un altro a Brodono di controlli di vicinato. Adesso ci sposteremo sul centro, sì, sono già esistenti, c'era già esistente quello del Parco dei Gemellaggi, si è aggiunto Prato Mavore e per ultimo Brodono Est, ma adesso è qualificato Brodono in generale, perché è Brodono. Adesso ci sposteremo sul centro, e dove poi interesseremo anche gli esercizi commerciali, perché in molti territori è stato esteso anche a loro, perché è un ruolo importante di controllo che effettuano anche gli esercizi commerciali, parlo di qualsiasi, dai negozi al bar, alle edicole o meno, di conoscenza del territorio dove loro esercitano l'attività, e quindi solitamente sono in grado anche di essere di valido aiuto in questo scambio di informazioni.
Ci sarà un altro protocollo da sottoscrivere sempre in prefettura, che si chiama Mille Occhi sulla Città ed viene fatto con gli istituti di vigilanza, e qui riguarda poi la parte solitamente notturna, perché nel momento in cui gli istituti di vigilanza esercitano la loro attività possono contribuire effettivamente a verificare e scambiare informazioni in quella parte della giornata. Abbiamo invece investito molto sul trattare il tema della sicurezza nelle scuole, con l'aiuto del vicequestore di Modena siamo andati alle scuole superiori a presentare questa app che la Polizia di Stato ha fatto appositamente per i ragazzi contro episodi di spaccio e bullismo. Adesso l'hanno allargata anche ad altro, perché poi il messaggio che si voleva passare, voleva trasmettere ai ragazzi, dove il vicequestore ha insistito molto, oltre a dare uno strumento che è alla portata dei ragazzi e quindi ti dà la possibilità di fare denunce anche in forma anonima se riscontra degli episodi gravi a scuola, in realtà il messaggio è l'importanza e risvegliare un po' il senso civico partendo anche dai ragazzi, anche loro